Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Nell'ultima puntata di Verissimo, il celebre talk show ha inaugurato il suo primo episodio del nuovo anno con un ospite d'eccezione, Alessandro Vicinanza, noto volto del trono over di Uomini e Donne. La conduttrice Silvia Toffanin ha intervistato Vicinanza, offrendo una nuova prospettiva sulla sua relazione finita con Ida Platano. Vicinanza, con tono emotivo, ha descritto il suo rapporto con la Platano come una storia importante, ricca di emozioni profonde. Tuttavia, ha rivelato che nei mesi recenti, ha percepito un cambio drastico, sentendosi meno corrisposto da Ida, il che lo ha portato a concludere la relazione. Contrariamente a quanto affermato dalla Platano, Vicinanza sostiene che questa sia stata l'unica volta in cui ha lasciato Ida, e non la quarta. Nonostante avesse ancora sentimenti per lei al momento della separazione, la decisione di Ida di tornare a Uomini e Donne ha spinto Vicinanza a voltare pagina. Non l'amo più, ha dichiarato, smentendo qualsiasi rimpianto romantico, nonostante le lacrime versate durante l'intervista. Nel frattempo, Vicinanza ha riacceso una conoscenza con Roberta Di Padua, sebbene ammetta di non provare un coinvolgimento emotivo profondo nei suoi confronti. Parallelamente, è sorto un interesse per la dama Cristina, con la quale ha trascorso una serata. Vicinanza ha espresso il desiderio di esplorare questa nuova conoscenza, prima di prendere decisioni definitive. In un'anticipazione della prossima puntata di Uomini e Donne, Roberta Di Padua annuncia l'intenzione di lasciare il programma, una mossa che potrebbe influenzare il futuro sentimentale di Vicinanza. Toffanin ha messo in discussione la sua capacità di impegnarsi, ma Vicinanza rimane fermo nella sua curiosità di conoscere meglio sia Roberta che Cristina, prima di decidere chi meriterebbe la sua esclusiva attenzione. Che ne pensate di Alessandro Vicinanza? Il cavaliere ci è? O ci fa? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!